Allora, noi dobbiamo essere risoluti con gli scandali nostri, d'accordo? E dobbiamo combattere gli scandali altrui e non dobbiamo per nessun motivo scandalizzare nessuno. Diceva l'avvocato Amato ieri sera, che qui mi prometto di citarlo, oggi la fede a basso costo non è più possibile e dobbiamo combattere perché alcune battaglie si vincono. Adesso tra poco rifaremo le sentinelle. Chi di voi è venuto dalle sentinelle in piedi qui? Fa un gesto come le sentinelle in piedi, che tra l'altro è anche un gesto che accomuna sensibilità differenti, perché anche ambienti del mondo laico fanno parte di questo grande movimento. Ah, il decreto Scalfarotto ancora non è stato approvato, eh? Non è stato approvato. E neanche quell'altra bestialità della legge Cirinnà. Non sono stati approvati. Il prezzo di questo qua, io l'ultima volta che sono andato, gli insulti me ne sono presi, e non pochi, d'accordo? Cioè, alcuni qui erano presenti, altri preti in altri posti di Italia, pochissimi sono andati i preti a fare questa cosa qui, pochissimi preti, sono più avanzate, ecco. E comunque anche i laici presenti si prendono gli insulti, d'accordo? Però il prezzo degli insulti è che almeno uno pone un argine, e che a un dilagare tanto grande dell'iniquità, dice: io non ci sto, intanto io non ci sto. Può darsi che sia una battaglia persa, forse, ma intanto combattiamola, perché non è detto che sia necessariamente persa. Come ha detto un grande pensatore, e chiudo, il male dilaga non soltanto per chi lo commette, ma anche per chi dovrebbe opporsi e colpevolmente tace. Questo noi non possiamo e non dobbiamo farlo né con le nostre parole, né con il nostro esempio, né con la nostra testimonianza. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad essere sempre forti e saldi nella fede, a riparare i pubblici scandali ed essere sempre esempi di vita coerente, santa e gioiosa nell'amicizia con Gesù e con il suo Vangelo. Siamo lodati Gesù e Maria.